Meravigliosa creatura, mettiti comoda perché questo sarà un video haul ricco di tante tante cose carine. La prima cosa che ti faccio vedere lo indosso ed è questo vestito a manica lunga con questa fantasia qui ed è spezzettato come se avessi una camicia e una gonna di sotto, ma non è così perché è un vestito. Poi ha dei bottoni sbrenduli che se tu li tiri si staccano in 2 secondi. E sinceramente veste un pochettino largo. Io ho preso la 40, sia di questo che dell'altro vestito che adesso ti farò vedere. Fatto sta che non mi piace più di tanto, non lo ricomprerei. Stessa cosa vale per l'altro, tutte e due sono verdi. Mi andava così. Questo qui è collato, a differenza di questo, solo che ha la schiena, il mio classico, la schiena nuda. Coperta con questo intreccio qua. Anche questo non mi garba. Metterò una cintura in vita. Devi avere gli addominali perfetti, belli scolpiti. Io ultimamente mi alleno poco, per dire niente purtroppo, e si vede perché ho sempre la pancia super gonfia. Quindi questi vestiti qua non vanno bene perché te la vanno ad evidenziare. Però se metti una cintura in vita, magari un pochettino la cosa si camuffa e si mimetizza. Poi ho preso tante, tante, tantissime cose per mia madre, perché dopo il precedente shopping che ti lascio qui in alto, si è innamorata di tante cose natalizie che io avevo preso. E quindi abbiamo scelto degli articoli per lei, che andiamo subito a vedere nel dettaglio, partendo dal tessile. Il primo che ti mostro è questo tappeto qui con i gatti, perché mia madre, come me, è amante di questo animale con la scritta Merry Christmas. È veramente stupendo. E questo lei lo andrà a mettere in cucina. Altro tappeto con la scritta sempre Merry Christmas, invece questo lo andrà a mettere nell'ingresso ed è rosso. Con le campane a festa, ma poi le stampe sono fatte benissimo e quando tu le vai a lavare non scoloriscono. Poi 7 da 4 federe. La prima è questa qui con i fiocchi, questa qui con la slitta di Babbo Natale e gli alberi. Poi noto che questa fantasia non lo so, ma mi ingrassa, tende a ingrassare, o mi sbaglio. Boh, comunque. Con l'arena e questa è l'ultima con la bello con la scritta Merry Christmas, una più bella dell'altra. Sempre a tema gatti, questo fantastico, splendido grembiule è quello che mi è piaciuto di più di questi articoli. Guarda qua cosa c'è, sembra un quadro, né più e neanche meno. Invece questo è a tema autunnale, vedi che c'ha le zucchette, sono favolosi. Bello, bello. Poi quest'altro grembiule con l'albero di Natale e i regali. Si capisce che io e la mia famiglia amiamo il Natale? No, vero? La federa con sempre gli alberi. Guarda che spettacolo che è. Cioè, è favoloso. E poi mia madre si è voluta prendere anche una maglia. Questa stampa qui a scacchi rossi e neri con la manica a righe. Poi ho preso un copridivano nuovo che poi ti faccio vedere direttamente qui nelle clip perché è ingombrante. Inutile che te lo mostro in questo modo. E poi ho preso le tende da mettere dietro a queste perché, come vedi, sono trasparenti. E se io non vado a mettere le tende, quelle da sole, fuori dal balcone si vede praticamente tutto qua dentro casa. E dato che io ho i vicini attaccati di balcone così, mi sembrava giusto dare una svolta a questa cosa, anche perché se no io devo stare sempre con le tapparelle abbassate e non mi sembra il caso. Pensavo fossero bianche quelle che ho preso, invece sono di un colore grigio chiarissimo che ben si sposa con il mio arredamento e l'ho comprata a tinta unita perché proprio queste qui sono fantasia e il disegno andrà a risaltare moltissimo.
Poi mi sono comprata questa collana che è tascissima, molto molto pacchiana e me ne sono pentita, ero indecisa se prenderla oppure no e forse avrei fatto meglio a optare per la risposta negativa. Ma va bene, pensavo i cuoricini fossero più piccoli. Da mettere su un vestito a tinta unita, tipo bianco o nero, secondo me fa la sua figura. Addosso direi che non è male. Un'altra collana, però questa è di mia madre, molto molto più fine ed elegante rispetto alla mia, con queste bellissime pietre colorate. Poi a mia madre erano piaciuti veramente tanto gli acchiappasogni che avevo preso precedentemente e quindi mi ha copiato, se così si può dire, l'idea. E però ne ha comprato uno totalmente diverso, ma altrettanto bello, con la falena ed è questo qui. Piace tanto tanto anche a me. Poi da mettere sull'albero della mia mamma questi fiocchetti rossi, che già so faranno un pupurrì di brillantini addosso a me, già lo stanno facendo. E sono un set da 5 pezzi. Ma essendo che sono grandi, riempiranno bene l'albero. Da appendere sempre all'albero quest'altra decorazione qui con il gatto. Poi da mettere in cima questa stella. Mi metto qua, se no fa pandan con lo sfondo e non vedi niente. E non va ad elettricità, ce la posso fare, ma è alimentata, domani piove, con le batterie. Poi tra pochi giorni sarà l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, per la precisione il 28 ottobre. E mia madre ha voluto prendere per decorare la torta questi cake topper. Il primo è questo qui, con la scritta Love ed il cuoricino, mentre il secondo è questo qui con la scritta Happy Anniversary. Il 18 novembre sarà appunto il compleanno di Riccardo e gli ho voluto prendere la decorazione con la scritta Happy Birthday in dorato, sempre da mettere sulla torta, che tra le altre cose farò io e di cui realizzerò la ricetta sul mio canale YouTube Irex e Fornelli. Quindi, se vuoi, mi puoi seguire anche lì per vedere come la farò. Bene, queste sono tutte le cose che abbiamo comprato. Scrivimi nel tuo commento quella che ti ha incuriosito e quella che ti è piaciuta di più. Io ti saluto, ti auguro una splendida giornata. Passo e volo via. Quindi io passo.